Negli episodi precedenti, Alice è stata rapita. Alan, ti prego, aiutami. Alice! Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Posso confidarlo solo al mio agente, Barry. Diavolo, Barry, la uccideranno! Sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Il riscatto è un manoscritto di cui sarai l'autore, che si avvera davanti ai miei occhi. È successo, proprio come scritto in quella pagina, così oscuro. Ho trovato delle pagine sparpagliate. Voglio l'intero manoscritto. La scadenza è tra 2 giorni. Ho trovato il manoscritto. Brava ragazza. Bella ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Iniziamo il capitolo 3. Come mani sul manoscritto? Non lo so, è piena di risorse. Te l'ho detto, sei stato troppo duro con lei. Senti, ho scoperto un sacco di cose interessanti mentre ficcanasavo in giro. Sì? Signor Wake, parla allo sceriffo. Abbiamo qui un agente dell'FBI, l'agente Nightingale. FBI? Ansioso di parlarle. Sarà meglio venire alla stazione. Ok, arrivo subito, sceriffo. Facciamo in fretta, ok? Posso aiutarvi? Sono Randolph, il responsabile. Cerchiamo Rose, alla cameriera giù alla tavola calda. Ah, Rose, certo. Brava ragazza. Chi la desidera? Sono Alan Wake. Lo scrittore, eh? Ho sentito alla radio che era da queste parti. Le faccio vedere dove abita. Rose è una ragazza splendida, sempre puntuale con l'affitto. Come dicevo, Al, ho trovato molte cose strane negli archivi del giornale locale. Questo posto è assurdo! Beh, ragazzi, stavo dicendo, iniziamo subito col capitolo 3. Vi chiedo scusa per la mia lunga assenza, ma purtroppo ho avuto dei problemi tecnici, impegni lavorativi, eccetera, eccetera. E in più ero anche preso a testare la PlayStation 4, che devo dire che è uno spettacolo. Purtroppo non sono ancora riuscito a far funzionare lo splitter, perché senti, botolo, sto parlando, toppa il culo. Cazzo, parla solo. E lo splitter che ho preso non funziona per la console. Adesso vedrò di... l'ho restituito, mi hanno fatto una nota di credito e adesso vediamo se lo prenderò nello stesso sito o se opterò per eBay, visto che Amazon è il prodotto che consigliano molti youtuber italiani, purtroppo in Svizzera non manda. E non solo, una ragazza, Barbara Jagger, era affogata. Allora, una settimana prima erano amanti. Sì, ci sono delle... Purtroppo è davvero complesso commentare questo gioco con questi due pirla qua che parlano soltanto. Beh, adesso viene la parte migliore. Tutti questi articoli li ha scritti Cynthia Weaver. Ho chiesto in giro, è quella vecchia pazza che hai incontrato. La signora delle lampadine è un po' ripetitiva, ma cazzo non è fai qua? Pazza. Sì, comunque... Conosceva sia Jagger che Zane prima che morissero e ha avuto una specie di esaurimento. Boh, se lo dici tu. Comunque, qua mi sa che siamo stati attirati in una brutta situazione. Ma beh, signori, questa è la roulotte di Rose. Vi spiace dirmi cosa volete da lei? Vogliamo parlarle, tutto qui. Dai, botolo, levati. Benvenuti. Oddio. Oddio, signor Wake, che piacere averla qui. Rosa, hai il manoscritto? Oh, ah, sì. Sì, la prego, entri. No. Ehi, è dannatamente buono! Rosa. Sì? Il mio manoscritto. Ne ho davvero bisogno. Capisco. So cosa le serve. Una musa ispiratrice. No, Barry! Non ha un bel niente! Sì, ehi, che Barry. Oh, cazzo! Cosa... Oh, cazzo. Bene.
sta venendo a prenderti nelle vesti della mia Barbara. Sono troppo debole, devi accendere le luci. Accende le luci. Avevo promesso di passare a trovare lei e la sua mogliettina. Bisogna portare a termine ciò che si comincia. Insisto. Vecchia magia. Accendere le luci. Con Cristo santo. Al lavoro, ragazzo. Oh, va. Ah, puttana. Oh. I. Oh. I. Bene, molto bene. Avevo la nausea e il mal di testa. Lascia la roulotte. La mi faceva andare avanti. Aspetta, na. Ma che cazzo di... Non so più distinguere tra realtà e immaginazione. Sì. Ma c'è un revisore immaginario che mi aiuta. È un'anziana vestita a lutto. La chiamo Barbara Jagger. È molto severa. Scrivo sempre più in fretta. Il mio manoscritto viene rivisto pesantemente. Le modifiche si fanno sempre più invasive e un po' alla volta scrivo tutto ciò che vuole. La odio, ma so che ha ragione. Bene. Mi ha promesso che così potrò salvare. Oh, cazzo. Mi porto via una giornata. Avevo meno di 12 ore per incontrare il rapporto. Ehi, panzone. Devo solo caricare Barry in macchina ed escogitare qualcosa una volta in strada. Panzone. Barry era fuori gioco ed era troppo pesante. Ehi, ciola, è un panzone. Hai ragione. Merito più soldi. Sono così. Au, a zoccola. Benvenuto alla tavola calda, Odile. Sì, va bene. Cosa posso offrirle? Sì. Un caffè? Non riuscivo a odiare Rose. Qualcuno l'aveva usata per arrivare. Oh, che cazzo. Il segno. L'arma Bene. E la torcia erano andate. Dovevo riuscire a caricare Barry sull'auto prima che fosse troppo tardi. Non c'era tempo da perdere. Raggiungi l'auto. Corri. Cos'è? Oh, merda. Dove cazzo è l'auto? Di qui. Lì c'è un coso di caffè. Prendilo. Ma qua comincio a avere la asma. Oh, adesso ci penso io a te. Oh, merda trota. Sa Dio cosa avete fatto a quella ragazza? Sono l'agente Nightingale, FBI. Mani in alto, Hemingway. Sei in arresto. Muovi un muscolo e ti svuota il caricatore in quella cazzo di faccia. Rimani fermo dove sei, Spillane. Oh, ma siete pazzi. Oddio. Ma che? Ci sono anch'io qui, non vedi, dannato maniaco? Bene. È orribile abbandonare Barry, ma non potevo mancare all'appuntamento con il rapitore. Si arrende, signor Wake. Forza. Sì, si arrende, signor Wake. Vaffanculo. Suca. Via. Una bella corsetta nel bosco senza armi, senza torcia, senza niente. Bellissimo. Cazzo. Sembra un orangotango. Fermati! Alto là! Ok ragazzi, tenete gli occhi aperti! Cercherò di passare da qui! Che parte è andato? Muoviti! Oh, dannazione! Ehi, a ben meglio! Merda! Non so dove cazzo sto andando, ma...
Aiuto. È andato! Forza ragazzi, intercettiamolo! Ma che cazzo vuoi intercettare? Pirla di gomma. Oh no, 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 no. Non mi piace questa roba. No, che non ho niente. Oh merda, 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 merda. Oh cazzo. Oh mio Dio. Tutto a posto? Sbirro? Cazzo. Sbirro? Vabbè. Va bene. Va bene. Va tutto bene. Dai scimpanzé. Oddio. Oh merda. No, mi ha spento la lampadina, no. Bastardo. Oh cazzo, che ci fa una macchina qua su? Era ovunque mi recassi. Mi circondava. I poliziotti non avevano chance. Stavano inseguendo uno scrittore, non un mostro. Bene. Mi cercano pure. Punto di controllo raggiunto. Una bella fuga nel bosco. Oh merda, merda, merda. Oh cazzo. Sì. Oddio. Cazzarola. Minchia. Feroci gli uccellini, eh. Mi hanno tirato giù. Un... che cos'è? Una costruzione. Una cosa, una fab... rifugio. Un rifugio. Dai. Corri. Certo. Vediamo un po' qua. Tac. Interessante. Ok. Bene. Qua dovrebbe esserci un... cosa cazzo è sto coso? Vabbè. Potevo vedere le luci della stazione radio in lontananza. Mi devo andare lassù? No. Ah, è lì. Ok. Ho trovata. Aia. Un'arma magari. No, eh. Ma sì. Pensai che la torre in lontananza appartenesse alla stazione radio locale. Main sembrava un tipo a posto. Forse mi avrebbe detto come raggiungere la miniera. E cazzo. Ombre innaturali si addossavano al cancello. L'oscurità che mi inseguiva voleva fermarmi. Non potevo passare senza una luce.
Non c'era corrente per il riflettore. Sì, ma si può sapere. Ah, guarda un po' qua. Boing. Shboing. Shboing. Talchi. Che bello. Osserva. Vale. E vai così. Ecco. Strano, che ho bruciato la lampadina. Cioè lampadina. Lampadona. Sono asmatico. Aiuto. Un'arma no, No. Mi ci vuole un momento. Un'arma ideale nella mia situazione. Lanciare granata accecante. Squadra 1, qui lo sceriffo. Fate rapporto, passo. Qui sono tutti morti. Zoccola. Urca trota. Mi piace. Quest'arma è potente, è simpatica e vaffanculo. Olè, e via andare. Sì. Oh, cazzo, e io. La luce. Ok, bene, mi piace. Un po' di pile e poi un cribbio. Ok ragazzi, io direi di fermarci qui per questo gameplay e riprendiamo la prossima volta. Ciao a tutti da Genetic DNA.